Questo è un grande appuntamento, Bluesyland per il quarto anno mette insieme al centro della Sicilia, mette insieme a Mazara del Vallo la nostra storia, la nostra identità, la nostra cultura. Noi siamo stati sempre il crocevia di culture e quindi per questo è una grande iniziativa. Quest'anno 42 delegazioni, significa una larghissima partecipazione. Abbiamo oggi nell'anno di Expo, per noi è un grande risultato. Expo che per noi significa guardare al futuro, Expo significa gestione sostenibile, Expo che per noi significa alimentazione, significa qualità dell'alimentazione, significa sicurezza alimentare, ma significa anche sostenibilità ambientale, significa gestione delle risorse naturali, e quindi affronteremo i grandi temi che sono quelli dei cambiamenti climatici, delle risorse naturali, delle risorse idriche, e per chi si occupa, io ho la delega, ho il privilegio di avere la delega alla pesca, per noi è un momento molto importante perché si avvia la nuova stagione di applicazione della politica comune della pesca, quindi dell'utilizzazione delle risorse del FEAMP, risorse significative, 1 miliardo di euro per acquisire dati scientifici, per avere sempre più una qualità dell'ambiente, per lottare la pesca illegale, per utilizzare attrezzi sempre meno impattanti, per avere quindi da un lato la sostenibilità ambientale, ma nell'indirizzo della nuova politica comune della pesca anche avere una sostenibilità economica e una sostenibilità sociale. Attorno alla pesca ci sono realtà straordinarie, realtà di uomini, di donne che hanno espresso cultura, ma che oggi anche vogliono, attraverso le nuove politiche, attraverso la filiera, attraverso una migliore organizzazione, vogliono avere anche una sostenibilità economica e quindi anche una sostenibilità sociale. Sul piano nazionale stiamo lavorando al piano nazionale per la pesca costiera artigianale, al piano nazionale sull'acquacoltura, sapendo che anche il tema dell'acquacoltura, della protezione dell'ambiente marino, della qualità del pesce prodotto e soprattutto di un'acquacoltura che abbia meno vincoli, che abbia più opportunità di investimenti e quindi di un'acquacoltura che può rappresentare un ulteriore tassello per migliorare la nostra performance economica, soprattutto delle nostre marinerie. Quindi non c'è dubbio che noi in questi lavoreremo alacremente, lavoreremo con le regioni, lavoreremo ad una migliore utilizzazione di quelle risorse, non solo sul piano quantitativo ma soprattutto sul piano qualitativo. Quindi una stagione molto interessante, speriamo di trovare anche il consenso della parte più debole che fino ad oggi è stato il pescatore. Noi vogliamo coinvolgerli, vogliamo portare sulla scena anche i giovani, di coloro che pensano di poter avviare una propria iniziativa imprenditoriale proprio nel settore della pesca. And I'm very pleased to be part of the fair Fish for Peace. In Ghana we produce a lot of fish. E sono onorata, diceva il ministro della pesca, di partecipare al Bluesyland. Come sapete, il Ghana è il main partner di questo evento. Noi siamo qui anche per cercare di aumentare la collaborazione economica e commerciale tra Mazara del Vallo e la Repubblica del Ghana. Noi come paese abbiamo un settore della pesca e dell'acquacoltura che è in fase di aumento, di esportazione, soprattutto i pescherecci che pescano il tonno, è un mercato che è molto importante in Ghana. Noi vogliamo sviluppare, aumentare il know-how dei pescherecci ghanesi tramite la conoscenza e la sapienza e l'esperienza ovviamente dei settori italiani. Per questo noi a Bluesyland stiamo firmando un memorandum, un MOU di collaborazione tra Mazara del Vallo e la Repubblica del Ghana. Siamo qui anche per cercare di aumentare i rapporti commerciali anche in generale con la rappresentanza delle imprese ghanesi e permetterli ad avere un approccio ancora più facile con il mercato italiano. Noi speriamo che questo evento sia un successo anche da questo punto di vista. Il Ghana
è posizionata strategicamente in una posizione molto importante, essendo un paese membro dell'ECOWAS, essendo infatti un paese modello tra quei paesi lì, e anche all'interno del paese, dei paesi subsahariani. Quindi noi speriamo di essere un esempio dal punto di vista della collaborazione tra i due paesi nel settore della pesca e nel settore dell'acquacoltura. I think the best thing is that all the regions must come together. Io penso che l'unico approccio possibile è l'approccio multilaterale, cioè tutti i paesi che hanno a cuore questo tema devono mettersi insieme e stabilire dei punti o dei criteri di regolamentazione e di controllo delle frontiere marittime. Questa è la nostra prima partecipazione come Somalia al Busiland. Io sono fiducioso che molti più paesi continueranno a partecipare sia a questa edizione che alle edizioni future. Come voi ben sapete, la Somalia ha la costa più lunga dal punto di vista come frontiera marittima, quindi rappresenta anche un'opportunità per diventare una sorta di porta di accesso all'intero continente africano. Sono fiducioso che la collaborazione tra la Somalia e gli organizzatori di questo evento aumenterà per il beneficio sia della Somalia ma anche per l'Africa in generale.